Possiamo partire da te? Qua? Partiamo da me. Tu hai mai messo piede qui? Quando e come? Io ho messo piede qui nel gennaio del 1974. E diciamo che ho cominciato a conoscere gli archivi e l'officina verso gli anni 80, perché prima rimanevo ferma nell'ufficio e non si muoveva. Però diciamo che qui ha lavorato mio padre, quindi chiaramente mio padre da allora mi raccontava tutte quelle che erano le cose delle Reggiane, no? E quindi quando sono entrata alle Reggiane avevo già quello spirito di appartenenza all'azienda, no? Prima di tutto perché era un'azienda storica e famosa, secondo perché evidentemente avendoci lavorato mio padre, essendosi fatto male dentro alle Reggiane, per cui invalido dentro alle Reggiane, insomma. Lo spirito era già quello di un'azienda di proprietà mia, della serie, me la sentivo mia. In effetti anche adesso quando vado nei porti, così che vedo le gru delle Reggiane, anch'io ci ho messo la mia parte, quindi ne sono orgogliosa. Quindi sono entrata qui nel 74, ho cominciato a vivere la realtà dell'azienda così, pian pianino, ero una ragazza abbastanza giovane perché avevo 18 anni, che così. E quindi ho cominciato da allora. E francamente mi è sempre piaciuto molto il lavoro, mi è sempre piaciuta molto l'azienda e entusiasmo per tutto quello che l'azienda produceva, perché nessun'altra azienda intorno che io conoscessi allora ci faceva le cose che facevano qua dentro. E quindi donna anomala, perché so più di ferro che di altra roba, per cui fin da allora mi sono sempre buttata a capofitto nel lavoro. In effetti sono entrata facendo la segretaria. Sono passata dopo qualche anno a fare l'acquisitrice, per poi passare a responsabile dell'ufficio acquisti, direttore dell'ufficio acquisti e poi direttore ufficio acquisti e direttore ufficio personale. Questo probabilmente perché l'impegno che ho messo in azienda è servito a qualcosa, cioè probabilmente è un impegno a 360 gradi e l'ho fatto sempre con molto piacere. Adesso, fine ingloriosa, mi dispiace un casino. Ti voglio portare giù di lì perché lì c'è ufficio commerciale, ufficio estero che si interessa di tutte le offerte, mica offerte, fax in arrivo, fax in partenza, lettere in partenza di un ufficio, lettere in partenza dell'altro, è tutto roba abbastanza recente, diciamo. Nuove Reggiane degli anni 50, quindi. Chiaro che le scartoffie sono qua dentro, che voi altri vedete. Qua c'è l'ufficio commerciale che seguiva sia le ferrovie, sia le gru, sia i porti, i silos e tutte quelle cose lì, sono tutte lì, in quella zona lì. Quindi parte dagli anni 60 in poi, lì è conservato tutto. Perché ci sono delle casse, ci faceva vedere appunto sull'aeronautica. Quindi materiale avio. No, E materiale ferroviario analogo non ce n'è, con disegni tecnici proprio specializzati in un luogo preciso. ci devono essere i disegni, come ho detto, che prima erano tutti qua in fondo, non so se è rimasto qualcosa qua in fondo perché non ci ho mica guardato. Su all'ufficio tecnico, al secondo piano, che adesso cosa c'è? Ufficio produzione, al secondo piano di quel fabbricato lì, dalla parte sinistra c'erano tutti i disegni. Sia ferroviari che gru, silos, dissalatori, tutte quelle cose.
sono andato al reparto Avio, nel reparto di Marco Bonetta. Avevo un capo squadra, si chiamava Bellentani Armando, di Modena. Lui era dell'11, lui guai per me, perché, strano, compio gli anni il 10 di aprile e io compio gli anni il 10 aprile, solo che lui ne compiva 30, io ero del 26. Io ricordo alle Reggiane c'era un torinese che faceva i fanalini, il supporto del fanalino dell'R2000. Questo torinese lavorava, i banchi erano messi pari, lui era dietro di me, lui si era fatto mettere delle tende nere tutto intorno al banco perché nessuno doveva vedere come faceva. E allora io, siccome era lì, facevo, beh, mi tiravo il martello, Un giorno si è ammalato, veniva sempre l'ingegnere per guardare a lavorare, e così, ma lui faceva tutto il difficile, chiuso, con la lampada, e di questi ne faceva, non so, 4 al giorno, li faceva solo lui, e veniva da Torino. Un giorno sta a casa da lavorare, è malato. Io avevo finito il mio lavoro, tra l'altro li nascondevo nei cassetti, se no non sapevo come fare con le ore, facevo troppo presto, e allora dopo diminuivano il cottimo era un tanto al pezzo. E facendone troppi le abbassavano il prezzo per unità? Beh, per finirla, visto che non c'è, mi metto lì, prendo uno degli stampi che aveva lui, mi metto sul mio banco e tic 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 tic, perché quel materiale lì, che adesso lo chiamano Avio, ma loro lo chiamavano Titonal, è una lega in alluminio che dopo diventa dura, si spacca ma non si schiaccia.